Nell'ambito della settimana del risparmio, il programma di iniziative di Intesa San Paolo al Museo del Risparmio, la presentazione del volume Scelgo dunque sono, guida galattica per gli irrazionali in economia. Io insegno economia comportamentale e questo è un libro dal titolo forse curioso che però di economia comportamentale tratta. Quindi l'economia comportamentale cerca di ricondurre la psicologia all'interno dell'analisi del comportamento economico. Scelgo dunque sono è un titolo che riflette quello che l'economia è. L'economia di fatto è la scienza delle scelte, cioè cerca di capire come le persone prendono le loro decisioni nella vita di tutti i giorni, e l'economia comportamentale aiuta a fare questo, quindi a investigare il comportamento economico delle persone, ovviamente restituendo dignità anche all'irrazionalità, che tradizionalmente è posta al di fuori dell'analisi economica e che invece gioca un ruolo chiave nella vita di tutti i giorni. È una sorta di viaggio all'interno del comportamento umano per diversi ambiti, per diversi argomenti. Quindi che tutti, il filo comune è la scelta e l'irrazionalità come elemento chiave delle scelte in diversi ambiti. Quindi c'è un capitolo dedicato alla psicologia del denaro, cioè quali sono gli aspetti psicologici che determinano il nostro comportamento e la nostra attitudine verso il denaro. La disonestà, quindi perché dovremmo scegliere di comportarci in modo disonesto o onesto, lavoro e motivazione, quindi gli aspetti psicologici anche di gratificazione sul lavoro, e si conclude con un capitolo dedicato agli indicatori di felicità, quindi per cercare di misurare il benessere delle persone in modo alternativo rispetto ai tradizionali indicatori di reddito. Chi sono gli irrazionali in economia? La guida dedicata a loro. Sono tutti, siamo tutti, cioè ciascuno di noi è irrazionale nella vita di tutti i giorni. Faccio un esempio: molti di noi puntano la sveglia alle 6 del mattino successivo per andare a correre e fare esercizio fisico, pensando di poter rispettare questa sveglia. Quando magicamente suona l'allarme, il nostro noi delle 6 del mattino non è l'io della sera prima, e quindi tipicamente cosa si fa? Si gira il cuscino dall'altra parte, si schiaccia lo snooze e non si rispetta l'impegno. Quindi l'irrazionalità è veramente dentro ogni decisione quotidiana. Come si comportano le persone davanti alla gestione del denaro? La gestione del denaro è un caso in cui le persone mostrano tanta irrazionalità. Tendiamo a valutare le cose in senso relativo, rapportandole al prezzo complessivo, e questo è un elemento comune di errore. Quindi sono tanti gli errori che le persone fanno in ambito psicologia del denaro. Come è nata l'idea di scrivere questa guida, questo volume? Ma di fatto è nata col mio lavoro. Insegnando e da docente devo dire che la cosa più difficile è tenere viva l'attenzione dei miei studenti, per cui ogni anno, e ormai cominciano ad essere tanti gli anni, mi devo inventare, mi invento nuovi modi per catturare l'attenzione nel presentare concetti che possono anche essere complessi. Mi è parso che questo modo di raccontare storie fosse anche efficace per scrivere un libro che, perché no, uscisse dall'ambito della scuola in senso stretto e si avvicinasse anche a un pubblico di lettori più vasto, quindi il lettore comune che anche senza basi di economia spero possa avere godimento nel leggere un libro che dà concetti ma allo stesso tempo li spiega in modo pop.